Ciao a tutti e benvenuti a questa mia prima puntata del mio blog, videolog, si può chiamare così, definire così, ecco. In questi videoblog farò delle lezioni, risponderò a delle domande che mi porrò io successivamente o che mi verranno poste da voi altri. Io mi chiamo Davide, per gli amici il Poglio. E non sono un videoblogger professionista, non ho nessuna esperienza di questo genere. Diciamo che io più che altro faccio montaggi, ho fatto montaggi anche in passato. Ho un mio piccolo canale su YouTube in cui nel corso di tanti tanti anni ho cercato di intraprendere più strade possibili e più strade differenti. Un po' perché volevo sperimentare dei modi, sperimentare degli effetti, dei colori, delle musiche. A volte, per esempio, ho fatto dei video per dei cantanti emergenti, dei gruppi emergenti. Altre volte, semplicemente dei video tributo per altri cantanti, per osteggiare quanto sono stati bravi. E quindi, dopo che ho fatto tutte queste esperienze, volevo provare una cosa nuova: il blog. Ma il blog cos'è in sé? Un videoblog. È un insieme di dati, di informazioni che vengono fornite a un utente che guarda un video e queste informazioni non sono un video professionale, non sono musica, non sono delle parole prestabilite, a vo molte volte sono delle parole buttate lì, in quel momento, quello che ti viene in mente in quel momento. Altre volte sono cose un po' impostate, un po' che ci ronzano per la testa per tanto tempo e che poi saltano fuori. Io per esempio ho questa idea di intraprendere questa nuova esperienza, di provare questa nuova cosa, mi frullava già da un po' in testa, ovvero fare dei videoblog o dei video in cui comparivo io, perché io i video in cui compaio sul mio canale ce ne sono pochi, comunque compaio come comparsa. E quindi volevo iniziare anche questa cosa, provare a vedere come va, ecco. E dato che questa è la mia prima puntata, e dato che ogni puntata vorrò dare una risposta alle mie domande o alle domande che mi verranno poste, voglio iniziare con questa domanda: perché si fanno videoblog? Il videoblog è un modo per esprimere delle sensazioni, degli stati d'animo, delle scoperte di persone comuni. A volte queste persone comuni diventano delle persone molto più famose, diventano attori. Piuttosto diventano delle star di YouTube, scrivono anche libri. Altre volte invece vengono lasciati tralasciati, a volte vengono utilizzati come esempi, vengono seguiti o vengono ascoltati come se fossero dei semplici discorsi, altre volte non vengono neanche proprio guardati, per varie motivazioni, magari probabilmente come succederà a me, perché non sono cose interessanti, non seguono un filo ben prestabilito. Altre volte perché non sono di gusto, ecco, non soddisfano i gusti di tutti. Magari la persona che presenta il videoblog, quindi la persona che si espone nel video, non è ben gradita, magari ha una faccia brutta, ha gli occhi storti, i denti marci, oppure è semplicemente brutto i video. E quindi vengono un po' tralasciati, altri invece salgono alla ribalta, i personaggi diventano bravissimi, importantissimi, fanno dei video, dei film, diventano delle star. Ma il blog nasce inizialmente per diffondere delle idee o delle emozioni, qualcosa che sia dentro da voler comunicare con tutti. E insomma, o comunque delle informazioni che si vogliono dare. Alcuni fanno anche dei tutorial come, non so, dipingersi o cantare o piuttosto come fare la pasta asciutta. Altri invece fanno delle domande o altri si danno delle risposte o altri parlano di politica, altri parlano di storia a loro modo. E io probabilmente non sarò uno dei più diversi, però ecco, dato che io sono su YouTube da un po' di tempo, non sono mai stato molto proficuo. Però magari nel corso di 1 o 2 anni ho fatto un paio di video, non dico belli perché il bello e il brutto lo lascio decidere a voi, però ho fatto dei video e voglio anche provare a intraprendere questa strada, ecco, diciamo. Magari a qualcuno posso piacere, ad altri no. Però voglio vedere se qualcuno mi ascolta o se posso avere un seguito. Io in questo momento mi trovo in un posto dove non avrei mai voluto iniziare a fare un videoblog.
sono più o meno in mezzo a nulla, diciamo che sono, ecco, un po' lontano da casa mia, sono a 100 km di distanza. Non avrei mai pensato di voler iniziare un videoblog qua, in mezzo a un parcheggio di un supermercato, disperso nel nulla. Avrei voluto magari farlo davanti a casa mia, col computer davanti, con una telecamera che mi guarda. Magari nei prossimi videoblog sarà così, ecco. Adesso sono anche abbastanza vestito bene, infatti potete vedere quanto sono in forma, ecco. E però probabilmente nei prossimi videoblog sarò magari in pigiama, magari vestito come capita, ecco. Perché videoblog lo voglio fare quando mi vengono in mente le cose, quando ho un momento libero e dico, cazzo, c'ho voglia di parlare, dire qualcosa, come fanno tutti quanti, più o meno. O magari semplicemente per dire, buono, oggi ho fatto un videoblog. Metto oltre al videoblog, dentro ce lo monto un po', faccio un po' di montaggio, un po' di paciughi e lo faccio diventare qualcosa di bello, magari con degli effetti o creo delle storie, qualcosa. Però voglio far sì che il mio canale non possa essere una cosa bella da vedere, non semplicemente un insieme a una cozzaglia di cagate, ma una cosa che una persona guardando dice, però, carina la cosa. Invece di star qui a magari guardarmi un video su YouPorn, quasi quasi me ne sto a guardare questo. È difficile perché chi guarda YouPorn, se guarda anche me, inizio a farmi delle paranoie o dei problemi. Però, comunque, grosso modo, voglio iniziare a fare queste presentazioni in cui metto la mia stessa faccia in prima linea per poter parlare con il pubblico, per poter parlare con gli altri navigatori di internet e di YouTube. Spero che possa piacervi e nelle prossime puntate proverò a rispondere a delle domande. Oltre alla domanda che ho posto prima e mi sono dato una risposta, ma potrei dare una domanda su qualsiasi altra cosa, non so, del tipo perché esiste la matematica o cosa sono le signorine buonasera. Sono domande che magari uno si può porre una volta nella sua vita e magari cerca delle risposte. Io più che queste risposte le voglio dare non tanto per un mio piacere personale, anche quello, ma anche perché voglio informare le persone, perché non c'è peggior male che essere disinformati nel mondo d'oggi, perché chiunque intorno a noi ci può prendere per il culo se non siamo informati e se non abbiamo delle risposte. Io quello che voglio fare è dare delle risposte semplici a delle domande, magari complesse. Ovvio, se mi chiedete qual è l'arcoseno di x o altre domande matematiche complesse, mi troverete un pochino impreparato, in quanto devo riguardarmi gli appunti o rileggere o studiare, e lì viene tesa. Però magari delle domande semplici come del tipo, non so, la prima cosa che mi viene in mente, perché la Volkswagen dice di dover mettere tutte quelle viti alla gomma della ruota invece che soltanto tre? Una domanda come tante. Io adesso dico Volkswagen, ma non voglio influire nessuno o altro. Oppure altre domande come del tipo, perché i lacci delle scarpe sono così lunghi? Domande stupide. O altre più difficili, ma anche magari serie, delle domande serie come del tipo, perché esiste la morte? Oppure, perché dovrei comprare quello che mi propongono le pubblicità? Oppure ancora, cosa vuol dire amare? O perché devo odiare una persona? Sono tante cose. Io non sono un essere di parte, io voglio dare delle risposte esaustive a delle domande. Un po' per informare, per far anche ragionare le persone. Perché al giorno d'oggi le persone non sono tanto, non sono abituate a volte a ragionare, o comunque non le si vuole abituare a ragionare. Perché è più semplice, come dire, far sì che una persona abbia una strada predeterminata, con soltanto che deve andare dritto o andare a destra o a sinistra come gli si impone, senza dirsi perché io vado a destra o a sinistra. Ecco, con questo mio lungo videoblog, il mio primo videoblog, come si può dire, la prima lezione che voglio dare che verrà messa sul mio canale. Voglio spiegare, voglio darvi un'introduzione, una cornice a tutto ciò che vorrò dire nelle prossime volte. Questa volta è un evento straordinario che io sia qua in una macchina. È anche brutto, magari
Uno quando vede come anteprima una macchina dice: oh, che merda, io non guardo neanche. Altri magari potrebbero dire: interessante, magari ci scappa un porno. Quindi, non so, vedete voi. Io magari andrò avanti con uno o due blog ogni tanto. Se riesco a esserci, farò anche di più. Se no, magari lascio neanche per un po'. Magari mi rivedrete tra 30 anni con la barba lunga così. O magari tra 2 secondi che sto ancora parlando in un altro video. Non lo so. Boh, siamo al delirio. Comunque, questo era il mio primo video. Spero che vi sia piaciuto. Vi ringrazio dell'attenzione e faccio un saluto a tutti e spero che vi sia piaciuto. Ciao!